Buongiorno da Livigno, puntata numero 8 di Fond Italia News. Partiamo anche quest'oggi parlando di biathlon, del mondiale di Anterselva che si è chiuso per l'Italia così come si è aperto, ovvero con una strepitosa medaglia d'argento griffata Dorothea Wierer. Pala e la sipario sul mondiale di Anterselva che chiude con una bellissima medaglia d'argento di Dorothea Wierer. Una gara finale combattutissima sino agli ultimi 300 metri con la norvegese Marte Osbu Roiseland che ha la meglio sull'atleta italiana di casa. Bronzo finalmente per la svedese Hanna Höberg. Non si è concluso come lei avrebbe voluto visto il suo innegabile talento il mondiale di Lisa Vittozzi, trentesima. Dorothea Wierer, la 29enne di Rasun di Anterselva, chiude quindi il suo pazzesco mondiale portando a casa due ori e due argenti. E ora si pensa alla Coppa del Mondo, dove la Wierer è insaziabile, annunciando già velleità di successo. Sicuramente non avrei mai pensato di conquistare quattro medaglie, è stato un mondiale veramente positivo e sicuramente sono molto orgogliosa della mia prestazione, ma anche della prestazione della squadra, di tutti gli skimen che lavorano dietro le quinte, e senza di loro sicuramente non sarebbe stato possibile. Facciamo un passo indietro alla single mixer relay, dove l'oro se l'è aggiudicato la norvegese di Johannes Bø e Marte Roiseland, che si dimostrano dei fuoriclassi. L'argento alla Germania di Lesser e Preus e bronzo per la Francia di Jacqueline et Bescon. Niente medaglia per l'Italia, incappata in alcuni errori di troppo. Nono posto finale per Luca Sofer e Dorothea Wierer. Capitolo staffette, la Sud Tirol Arena regala sfide tra le più avvincenti e cariche di pathos di sempre, che conferma la Norvegia leader del movimento con Solemdal, Tandrevold, Ekhoff e Roiseland. Argento per la Germania di Orkler, Hinz, Preus ed Hermann, che nel finale si sbarazza dell'Ucraina, ancora una volta però capace di dire la sua staffetta e protagonista di un bronzo con Merkushna, Zima, Semerenko e Pedrushna. Formazione atipica per l'Italia con Vittozzi, Wierer, Sanfilippo e Carrara, che chiude al decimo posto. La Francia di Jacqueline Fourcade, de Thieu e Fillon-Maillet vince l'oro nella staffetta maschile di Anterselva. Dopo 19 anni transalpini tornano così sul gradino più alto del podio ridato, regalando alla capitano Fourcade l'unico titolo che ancora mancava nella sua fantasmagorica carriera. L'altra favorita, la Norvegia di Christensen, Dale e fratelli Bø, si aggiudicano l'argento. Alla Germania non è restato altro che accontentarsi. Buona la prova del quartetto italiano di Hofer, Bormolini, Cappellari e Windisch, che chiudono al settimo posto. Una gara positiva, in linea con le aspettative e che anzi ha saputo tirar fuori dai quattro alfieri azzurri prestazioni significative. La Mastart chiude questi mondiali dove la località di Anterselva si dimostra la patria del biathlon in Italia. Johannes Bø con il guizzo del fuoriclasse si mette al collo il titolo mondiale individuale nella 15 km Mastart, mettendo in bacheca il quarto titolo mondiale, la 45esima vittoria in carriera. Argento e bronzo alla Francia con Fillon-Maillet e Jacqueline. Al femminile, come ho già detto, è storia con Roiseland e Wierer negli annali mondiali della specialità. E dai mondiali di biathlon passiamo allo ski tour della Scandinavia, dove Bolsjunov escluso, la legge è stata tutta norvegese. Emozione forte allo ski tour di Meraker, dove dopo un finale da batticuore Johaug vince al termine di un bellissimo duello con Östberg, terza Heidi Weng. Sorride anche l'Italia grazie all'ottima performance di Elisa Broccara, che è stata autrice di una gara maiuscola terminando al 13° posto. Ilaria De Bertolis è 24esima. Bolsjunov, candidato a vincere il primo ski tour della storia e per diventare il primo uomo a vincere Tour de Ski e Ski Tour, domina la prova più lunga dello ski tour scandinavo e vola in testa alla classifica. Secondo Kleibo, che in volata ha battuto il norvegese Iversen. Tra gli azzurri, Francesco De Fabiani ha chiuso 22esimo. Dalla Svezia alla Norvegia, a Trondheim, pokerissimo norvegese, vince Kleibo davanti ai connazionali Goldberg e Vannes. Federico Pellegrino chiude al sesto posto. Da segnalare in casa azzurra l'ottima performance di Francesco De Fabiani, che manca l'accesso alla finalissima per soli 4 decimi di secondo. È sempre a Norvegia anche nella sprint femminile. È Maiken Caspersen Falla, la regina della sprint a tecnica classica di Trondheim, seguita dalla svedese Sundling. Terza piazza per una positiva Fendry. Sabato è difficile per i colori italiani. Falliscono l'accesso ai quarti di finale Elisa Broccar, Ilaria De Bertolis e Greta Loran, mentre Lucia Scardoni resta in gioco, ma conclude la sua batteria all'ultimo posto e viene eliminata. Ed infine, nella 15 km conclusiva del Tour de Ski, nessuno scossone se non un ulteriore allungo di Johaug, che precede Heidi Weng e Ingrid Östberg. 24esimo posto finale per Elisa Broccar e 34esima Ilaria De Bertolis. Nella 30 km in classe, Classico,
Kolberg vince su Bushunov e fugge verso il trionfo nello ski tour, secondo Kruger e terzo Holund. Buoni piazzamenti degli italiani, tredicesimo Francesco De Fabiani, punti di coppa pesanti anche per Salvadori, Dafra e Ventura. E restiamo nel mondo degli sci stretti, dove nella giornata di sabato Falcade ha assegnato il titolo italiano Under 20 sprint in tecnica classica ed anche punti valevoli per il circuito di Coppa Italia. Prima dello stop allo svolgimento di eventi sportivi da parte del governo, a Falcade è andata in scena la Coppa Italia Senior Under 23, dove si è aggiudicata la vittoria Mattia Armellini, primo in ambedue le classifiche Senior e Under 23. Dietro di lui Stefan Zelger, seguito da Davide Facchini. Tra gli Under 23, secondo posto per lo stesso Facchini, seguito da Stefano Della Giacoma. Fra le donne invece è successo di Caterina Ganza sulle bellunesi Anna Comarella e Chiara De Zolt Ponte. Classifica Under 23 che vede invece trionfare Comarella davanti alle stesse De Zolt Ponte e Berganin. Fra gli juniores uomini, il titolo tricolore è andato ad Alessandro Chiocchetti, argento a Fabrizio Poli e bronzo a Matteo Ferrari. Sì, bellissima giornata, sono molto soddisfatto di oggi. In qualifica ho faticato un attimino, non mi sentivo al top, però poi nelle batterie, soprattutto in finale, sono riuscito a tirare fuori il meglio, sono molto soddisfatto. Tra le donne, acuto di Nicole Monsorno, che ha anche fatto registrare il miglior tempo in qualifica. Secondo posto tricolore per la valdostana Emilie Janté, terza la friulana Martina Di Cenda. Allora, la gara oggi è andata benissimo, anche se avevo qualche acciacco perché ho questo problema alla spalla che mi tiro dietro da un po', e sta settimana dopo la Valcasia ho sofferto. Non pensavo di andare così bene, ho fatto una gran qualifica e diciamo che il percorso era proprio adatto alle mie caratteristiche, con molta spinta, e quindi sono riuscita a giocarmela al meglio lo stesso. Sicuramente si punta al mondiale. Io sono scaramantica, però spero di arrivare almeno nelle 10 al mondiale, nella sprint logicamente. Negli Under 18 trionfa davanti al pubblico amico Elia Barpa, cresciuto e formatosi proprio nello Ski College di Falcade. Seconda posizione per Andrea Gartner, terzo Martino Carollo. Sicuramente vincere in casa è una delle emozioni più grandi possibili. Ci speravo questa mattina, secondo tempo in qualifica, e bene, ero contento. E niente, in finale ho trovato il mio amico, compagno di squadra Andrea, fino alla fine ce la siamo giocata nella volata finale e l'ho spuntata io, per fortuna, quindi molto contento per esserci riuscito in casa. Fra le ragazze esulta la valdostana Nadi Loran, che precede al traguardo le due atlete alpi centrali Martina Ielitro e Lucia Isonni. Sì, sono molto contenta, devo ringraziare i tecnici perché gli sci erano strepitosi, sia di tenuta che scorrevolezza, quindi un grande grazie a loro. Sono partita bene, ero seconda vicino a Martina Ielitro, e poi alla salita sono andata davanti e ho tirato fino alla fine. E da Livigno per quest'oggi è tutto, ci si vede settimana prossima per la nona puntata di Fondo Italia News. Nel frattempo consentitemi un grosso in bocca al lupo agli azzurrini Under 23 di sci di fondo impegnati nei mondiali di categoria. Arrivederci!